era riuscito a scampare all'arresto lo scorso 4 luglio, quando la faida di Scampia tra girati e scissionisti era ancora in atto. Vincenzo Dati, di 26 anni, con altri tre complici in sella a due scooter, stava cercando di uccidere Giovanni Esposito, soprannominato Umort, quando una pattuglia della polizia lo intercettò. Ne nacque un conflitto a fuoco con due banditi feriti e portati all'ospedale San Giovanni Bosco e altri due in fuga svaniti nel nulla. Uno di questi era proprio Vincenzo Dati, che dopo quasi 9 mesi di latitanza è stato trovato in un appartamento di piccole dimensioni ad appena 50 metri da casa sua. È stato arrestato dagli uomini della squadra mobile e del commissariato di Scampia. Quando hanno fatto irruzione in casa, lui si è arreso immediatamente. Era disarmato, non come il 4 luglio quando scampò all'arresto con in mano una mitraglietta pronta ad uccidere Esposito. Esposito, considerato il capo del clan rivale in quel periodo, imparentato con gli Abbinante, fu colpito a una spalla, ma riuscì a mettersi in salvo nascondendosi in un centro commerciale. È stato arrestato però a febbraio in un blitz dei carabinieri, portato a termine nella zona di Sessa Aurunca. Quello di Dati è un altro arresto importante nell'area di Scampia, che sempre di più, a voler utilizzare le parole del prefetto Musolino, sembra un quartiere come gli altri di Napoli.